bene, il ninja della notte non ci segue, riconosce di aver perso. Hai messo a rischio la torta di Geco. Eccola lì però, e abbiamo anche i palloncini del maestro Feng. Perché non ascolti? Il tema della mia festa sarà il Geco. Ma di che ti preoccupi, Geco? Questi palloncini faranno la loro figura. La meravigliosa torta del maestro Feng. Io volevo quella a forma di Geco, ma dovrò accontentarmi di questa inutile torta. A meno che non vogliate fare a cambio. Mai! Ehi! Sì, cambiamo! No, la torta del maestro Feng! Sì, questa torta è stupenda! Stupenda davvero! Specialmente se si preme qui! Eh? Perché? Che succede? Oh, questa non è una torta come le altre! È una torta esplospruzzo appiccico cremosa! Una torta esplospruzzo appiccico cremosa? Sì, quando l'ultima di quelle luci diventa blu, esplode e spruzza crema dappertutto. E chi tenta di pulire la crema resta completamente appiccicato. Così non proverete più a rovinare la mia festa. Si può rimanere appiccicati, non verrà nessuno alla festa di compleanno di Geco. Scusami, Geco, è tutta colpa mia. Forse ho commesso un piccolo errore, ma per fortuna ho una buona idea. È il momento degli eroi. Sì! È ora di soffiare la candelina. Cos'è questo baccano? Ricordate, chi arriva primo vince. Ho vinto. Che stanno facendo quei pigiatontoloni? Forse stanno inventando un nuovo gioco. Dai, facciamo un altro giro. Per tutti i rettili. Che cosa? Geco! Il Geco ha assaporato il mio campo di forza paralizzante. Nessuno entra nel mio covo lunare. E nessuno riuscirà a prendere la mia scultura lunare. Perché è mia! 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 Ah! Non sarà tua ancora per molto. Lunetta! Hai vinto tu! La scultura è tua! Ce ne andiamo! Sapevo che avresti ritrovato la ragione alla fine. Che ne sarà di Geco? Lo libereremo e ci riprenderemo la scultura. Tu scendi dalla scala antincendio e poi sali dalle scale interne per uscire da quella porta, hai capito? Se pensi che funzionerà... Guardate che... Avanti, Gatto Boy, adesso! È finita, Lunetta! Gatto Boy! Credo che porterò sia il piccolo Geco che il gattaccio nel mio covo lunare. Saranno delle statue perfette. E adesso dimmi, guffetta senza amici, vuoi diventare anche tu parte dell'arredamento del covo lunare? È il momento dell'eroe, credo. Va bene, ti regalo la mia scultura. Il mio gufo, la luna regalo è tua. Ma lascia andare Geco e Gatto Boy. Davvero stai dicendo che è mia? E sarà mia per sempre? Sì, sarà tua per sempre. Adesso lascerai andare i miei amici. No. No, ma... Beh, hai dimenticato che sono malvagia? E adesso io completerò la mia collezione di super pigiamini! Guffetta! Vento da super guffetta! Giriamo alla prossima scena. Non posso inseguire il ninja della notte e salvare anche Guffetta e Geco. Mi ha incastrato. Guffetta aveva ragione. Arrabbiarsi non aiuta. Specialmente arrabbiarsi con lei e Geco. È il momento dell'eroe e della calma mentale come il maestro Feng. Ops, strada sbagliata. Aiuto! Per tutti i rettili! Gatto Boy, per favore, aiutaci! Aiutaci, per favore! Tutto a posto, si cambia strategia. Super gatto velocità! Whoa!
calmo e segue il suo piano per salvare i suoi amici. Attento! Tranquilli, ragazzi. Gatto Boy è tornato, calmo e rilassato, proprio come il maestro Fang. Super Gatto Velocità! Capolinea per i passeggeri! Oh, che cosa incredibile! Grazie, ci hai salvati! Di nulla! Mi dispiace di essermela presa con voi prima. Sono stato davvero ingiusto. È tutto a posto. Il vero Gatto Boy è tornato! Grazie, ragazzi! E ora ho un'idea! Se Ninja della Notte e i suoi mini ninja si arrabbiassero, potrebbero commettere qualche errore! Forza, Pigia Masks! Fermati, gattaccio! È ora di entrare in scena! Ma che fai? Ti schianterai! A meno che non sia un altro trucco! E infatti... Guffetta! Tranquillo, sto bene. Sono stanco di possedere una sola voce dei Pigia Masks. È ora di prenderle tutte e tre. No, sto perdendo la voce. Sto prendendo anche le... Significa che Romeo il genio ha tutte le nostre voci? Certo, lui è fantastico. Ma noi no. Senza le nostre voci non saremmo mai in grado di comunicare tra noi per sconfiggerlo. È tutto perché Jacob non ha ripreso la sua voce quando poteva. R-O-M-E-O Romeo! Oh, che cosa, Jacob? Oh! Tu pensi che sia il momento dell'eroe? Nei tuoi sogni, sciocca lucertola! Immagino tutte le malvagità che potrò fare con queste voci. E quelle super pigiaferti si prenderanno la colpa. È persino più geniale di quanto pensassi. Eh? Perché si è fermato? Forse c'è un problema con il motore. Fiori? Ma non li ho portati! Non c'è problema! Super Gatto Velocità! Non puntate il dito contro di me! Voi dovreste fare quello che dico io! Adesso prendeteli! Ah? Ok, Super Pigiamini, convinciamo le farfalle in modo gentile! Ciao, farfalline! Volete volare con me? Coraggio, venite! Guardate quanti bei colori, farfalle! Andiamo, ve li mostro tutti! Cosa? Questo vi piace? La gentilezza? Sì, esatto, Lunetta. E voglio provarci anche io. Mi dispiace tanto per poco fa, credetemi. E vi ho portato questo bel mazzolino di fiori. Ecco, vi prego, seguiteci. Sì, brava! Bravissime farfalline, grazie! Cosa? Il mio luna magnete si è inceppato! No! Ferme! Farfalle! Non andate con loro! Falene! Dove siete? Falene! Che cosa state aspettando? Prendeteli! Insomma, vi ho dato un ordine! Stupidi insetti buoni a nulla! Volete venire anche voi? Ci fa tanto, tanto piacere. Sì, e vi prometto di essere educato. No, 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 no! Non ho più aiutanti, sono sola! Così non vale! In fondo, però, un po' mi dispiace per Lunetta. Due ghiaccioli, ora sì che fa freddo! Jacko, io ho un piano! Aspetta, io ho un piano migliore!
Serpenti sibilanti! Avrei dovuto insistere di più con il mio piano e usare subito i miei superpoteri! È il momento dell'eroe! Super presa rettile! Ora tocca al mio piano. Voi mi aiuterete rompendo più ghiaccio possibile e rovinando la scivolata di Romeo. Siete pronti per una partita flipper? Eh? Ehi, potrebbe essere un piano vincente. Forza, rompiamo un po' di ghiaccio. I ghiaccioli stanno rovinando la mia bellissima pista ghiacciata! Non posso più tornare indietro! E adesso io farò vedere a Romeo come ci si muove sul ghiaccio. Super presa rettile! Ciao, Romeo! Con la mia super presa rettile sono più stabile di te sul ghiaccio! Sciocchezze! Il mio Laboga è opera di un vero genio! Cioè io, e quindi non è possibile che tre imbranati con il pigiamino riescano a superarlo! Lo vedremo! Forza, Geco! Non mi prendi! Muscoli da Super Geco! Ho battuto Romeo! Evviva! La 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 la. Sembrerebbe quella sciocca lucertola! Oh no, Geco! Tu prendi questo, gallina! Super gatto a velocità! Restituisci subito quel microfono, lunatica sciocchina! Ho la coda bloccata! Mai! Io non posso andare al concerto di Jayden Houston, così non ci andrà nessuno! Col microfono dorato io faccio quello che mi va! Presto, seguiamo Lunetta! Aspettate, ho bisogno di aiuto con la coda! Io voglio quel biglietto! Ti aiuto? Però lo voglio anch'io! Muscoli da Super Geco! Ti senti bene, gufetta? Sì. Bene, allora chi vuole aiutarmi a prendere Lunetta? Io! Riesci a sentire qualcosa, Gatto Boy? Magari un uccellino che ti dice a chi regalare quel biglietto in più. È dura decidere, sì, perché siete miei amici. Che c'è lì? Fantastico! È il tuo pupazzetto della bella saetta! Oh, non puoi immaginare quanto l'ho cercata, ma... puoi tenerla tu se ti piace così tanto. Grazie, sei molto gentile. Oh no, non posso nascondere la Giacobabile con queste uova sopra. Troppo tardi, devo farlo allontanare. Quelle uova sono per la frittata da Re e io sono venuto qui per riprendermele. Ti riferisci a queste uova marce? Il mio marcizzatore le sta guastando tutte, così puzzeranno tantissimo quando le lancerò. Ma che puzza! Molto presto dovranno chiudersi tutti dentro casa per sfuggire alla puzza! E io avrò il potere! È meglio se scappi, zampe di lucertola! Super puzza in arrivo! L'ho seminato, però ora mi servirà la Giacobabile per allontanarmi da questa puzza! Ma dove l'avrò lasciata? Geco! Che puzza! Dobbiamo andare via da questo tanfo! Saliamo sulla Giacomobile! Ma dov'è? Non l'hai persa, vero Geco? Ovviamente no! Ciao, super pigiamini! O forse dovrei chiamarvi Pigia Puzzolenti! Il mio marcizzatore entra in azione!
State pronti per la super puzza! Possiamo affrontare la puzza, PJ Masks. Non abbiamo bisogno della Giacomobile per fermare Romeo. Queste uova puzzano anche più di prima! Ma certo, micetto mocciosetto! Perché il mio marchizzatore le rende sempre più marce e puzzolenti! Sarà meglio metterci al riparo nella Giacomobile! Sì, dov'è Giacomo? Ma dai, non ce n'è bisogno! Nascondiamoci, tipo... qui! No, meglio qui! Anzi, è meglio qui! Quassù! Per tutti i rettili io andrò sempre a piedi d'ora in poi! Hai visto come volavo bene? Tienimi d'occhio, Guffetta, così impari le mie acrobazie! Cosa? Ma se stavi per cadere? Sì, sono grande a bordo di questa meraviglia! Il fatto che sa volare ci aiuterà! Tu voli? Non dimentichi qualcun altro che sa volare! Andiamo, ragazzi! Volando potete entrambi aiutare la squadra! Bravissime, falene! Basta giri in mongolfiera per quei bambini sciocchini! Ora il pallone lunare è solo mio! Voi due fate la guardia! Io piomberò su di lei e prenderò la mongolfiera! Questo piano richiede abilità! Niente paura, lasciami fare! So volare bene, per me sarà molto facile! Davvero? Ragazzi, non litigate! Potrei prendere io la mongolfiera usando il super gecko mimetismo! Mimetizzarsi è forte, ma non quanto volare sul mio monopattino! State a vedere! Ehi, Lunetta! Restituisci la mongolfiera! Oh, è arrivato il micetto! E così rivuoi la mongolfiera? Bene, prego! Prova a prenderla! Wow! Ha! Ah! È tutto ok, ce la faccio! Va a fare un bel giretto. Oh no! Cos'è successo al lampione? Usa la tua vista, Guffetta. Forse c'è un malvagio. Volevo soltanto dirvi che Lunetta è andata verso la scuola. Perché non hai usato i super comunicatori? Ho pensato che vi servisse aiuto. Non guarirai mai da quel super raffreddore se non resti al caldo. Io... Lo so, torno alla base. Ok, noi invece andiamo alla scuola. Avvisaci se vedi qualcosa. Significa che c'è Lunetta. Ma è proprio qui fuori. Dovrei avvisare gli altri. Però se la seguo, posso scoprire che stanno tramando. Sì, questa è l'idea migliore. Ehi! Devo seguire quella farfallina e mi porterà dritto da Lunetta. Aspettami, farfallina! Che succede al quartier generale? L'ho trasformato in un lunamagnete gigante. Le porte sono magnetizzate e chiuse. Presto, grazie a quell'uccello, attirerà ogni oggetto che è in città e tutto sarà mio! Cosa? La mia Cippy ha fatto questo. Non è possibile. Invece è possibile, gallina. Sei una pessima padrona, così Cippy ha messo i miei cristalli di luna nel quartier generale. Ma ora ho avuto quello che volevo. Puoi riprendertela. Perché la mia Cippy si sarà messa contro di me? Forse perché non ti sei occupata di lei come avresti dovuto. È tutta colpa mia.
Se l'avessi addestrata, nutrita e curata, non sarebbe successo niente. Chippy, se puoi sentirmi, mi dispiace. Un animale non è un giocattolo. Avrei dovuto prendermi cura di te. Ma voglio rimediare. È arrivato il momento dell'eroe e ho intenzione di fare... Ehi, guarda! Chippy! Chippy, prometto di non deluderti mai più. Ti preparerò il nido, ti farò mangiare e giocare tutti i giorni. Saremo grandi amiche. Ehi, cos'è questo rumore? Che cosa succede? Il potere lunare di Lunetta è entrato in azione! Il quartier generale attira gli oggetti metallici! Il cancello non reggerà per molto! Se finisse tutto contro il quartier generale, potrebbe distruggerlo! Pigia Max, noi dobbiamo impedirlo! Vola al riparo, Chippy! Vuoi aiutare? Ok, andiamo! Muscoli! Da super... Jacko! Coraggio, Jacko, ce la faremo! Io dico di no! Non puoi far nulla contro il mio quartier generale. Con quei cristalli di luna all'interno, ogni cosa diventerà mia. Dov'è finito quel Jacko imbranato? Mini Ninja, perché siete fuori dagli autobus? Tornate subito dentro e fermate Jacko. I guizzanti, sono bloccato! Bene, eccoti! Mini Ninja, pensateci voi! Oh oh, ecco, questa è la mia fermata! Super Jacko Mimetismo! Incredibile! Catapulte per le palle appiccicose? Servono anche a noi! No, invece no, Gufetta! La nostra base è perfettamente attrezzata! Sì, Gufetta, prima o poi pensi di darci una mano? Beh, sì, io potrei... Ciao di nuovo, pigiarinci trulliti! Ammettetelo, il mio quartier generale non si batte! E adesso distruggerò il vostro! No, perché anche noi abbiamo lo scaglia palle appiccicose! Prendi questa! Più che una gufetta sei cieca come una talpa! Aspetta solo che prenda meglio la mira! Ehi, gufetta! Siamo nella stessa squadra! Eccoti qua, Jacko! Adesso ti faccio fare un bel giretto! Resisti, Jacko! La sua fortezza può anche girare adesso! Ogni problema può essere risolto, ma correre dietro a Romeo non funziona. Sì, dobbiamo riuscire a tenerlo fuori dal museo così possiamo entrare e prendere il mega cubo del male prima che lo completi. Ormai è troppo tardi, pigia puzzolenti. Ho già finito il mio mega cubo del male. Ta-da! Oh oh! Tutto questo per una bandierina? Beh, non mi sembra così malvagio. Ha saltato la parte migliore! Sì! Guardate! Che cosa succede alla città? Vuoi dire a Romeopolis? Ma come riesci a farlo? Io non sto facendo niente! Succede tutto grazie al mio mega cubo del male! E
anche un po' di transfigurmagicazione. Oh, questa è tutta colpa mia. Ho sempre voluto provare lo stesso identico sistema per riuscire a fermare Romeo. Se non avessi insistito per fare le cose in un modo solo, Romeo non avrebbe mai finito il mega cubo. Si chiama mega cubo del male! Se per caso mi cercate, sarò qui dentro! Al telefono! Non riusciremo ad entrare. Hai ragione, Gatto Boy, ma potrebbe esserci il modo di portare Romeo qui fuori. È arrivato il momento dell'eroe! Andrà tutto bene, Gufetta. Sei con noi ora. Gatto Boy, Geco! Vi chiedo scusa, volevo solo dimostrare quanto sono brava a giocare a calcio. Ma questo lo sappiamo già, Gufetta. E saresti stata ancora più brava se avessi passato. È vero, è un gioco di squadra. E noi siamo una squadra. È il momento degli eroi! Ah! Dobbiamo far uscire Gufetta da questa palla lunare. Perché non la facciamo esplodere? Con qualcosa di molto grande e appuntito. Che ne dite del pennone che è davanti al museo? Geco, fa rotolare la palla! Gatto Boy, tu va davanti e guidalo! Dove sono le super pigiapesti? Sempre dritto, un po' a sinistra, attento al... lampione! Ha! Palla lunare, torna qui! No! Ehi, perché ci siamo fermati? È per il Luna Magnete. È troppo potente! Ci sono! Dobbiamo fare il gioco di squadra! Geco, usa i tuoi super muscoli! Gatto Boy, la tua super velocità! E io il vento delle ali di Gufetta! Sì, ottimo lavoro, Pigiamasks! Aggeggio inutile! Ora facciamo esplodere questa palla! Muscoli da Super Geco! Facciamola rotolare il più veloce possibile, ragazzi! Sì! Che state facendo? No! No, no! Sì! Prendeteli, robot! È il momento dell'eroe! E adesso voi potete aiutarmi! Super Geco velocità! Aiutarmi a battere Romeo vestiti da supereroi sarà più divertente! Amaya diventa... Gufetta! Greg diventa... Geco! Pigiamas! Dobbiamo arrivare al supercomputer di Romeo. Se blocchiamo lui, blocchiamo i robot. Su, facciamolo! Eh? Va ad aiutare gli altri robot, Robogatto! No! Serpenti veloci! Oh no, quali sono i veri Geco e Gufetta? Io sono la vera Gufetta. Gufetta! Io sono il vero Geco! Sono io! No, io! E adesso che fai, micetto maciosetto? Non riuscirai a distinguerli! I robot avranno anche i superpoteri, ma non sono amici come lo siamo noi! Gufetta, Geco, prendete! Sì! Ruota calciante! E giravolta turbinosa! Visto Romeo? Io so chi sono i miei amici. Pronti per la mossa speciale? Yeah! Fermali! Qualunque cosa vogliano fare, fermali! Sì! Preso! Oops!